Compensazione pressione interna con atmosfera esterna. Registrato. Ufficiale comandante sbarcato. Ufficiale Presley assume il comando. Abbiamo visto la tua nave. Faidan vuole parlarti immediatamente. Vuole vedermi subito? Cosa ha da dirmi di tanto importante? I Geth attaccheranno presto. Faidan sta approntando le nostre difese, ma gli serve il tuo aiuto. Ti prego, sali le scale. Nelle gallerie. Assicurati che siano. Quei Geth sono spaventosi. Non riuscirò mai a concentrarmi in mezzo a tutti questi spari. Temo che i Geth ci uccideranno tutti. I Geth stanno preparando un altro attacco. Stai calma, brava. Passerà tutto. Devi solo rilassare. Comandante! Finalmente hanno mandato qualcuno ad aiutarci. Siete un po' in ritardo, eh? Arsilia! Scusa, comandante. Questi continui attacchi ci hanno... Attenzione! Ci sono dei Geth nella torre. Proteggete il cuore della colonia! Thank you.
Ora siamo pronti a stanare i Geth. Meglio sentire Faidan, ma credo che qui abbiamo finito. Oh no, sono dappertutto! Ho preso la torre! Sembra far parte di un sistema molto complesso. Credo che dovremmo azionarne altre. Ti consiglio di non andare laggiù. Cosa ci fai in questo posto? Nulla che mi sia impedito fare. Niente male. Molto che ti prende? Stavo solo invocando una punizione. Mi aiuta a ricordare che sono... Siete qui per i Geth, vero? Non siete gli unici interessati a quelle... Chi altri starebbe cercando i Geth? Non li sta cercando. Sono una spina nel fianco per il... Lui vuole... Lasciamolo perdere. Non possiamo fare nulla per lui. Posso fare qualcosa per te? Sempre che tu... Ma preferisco... morire combattendo. Combattere cosa? Non è quel tipo di combattimento. Tempo scaduto. Parla con Faidan. Chiedigli di... Occhi aperti. Thank you.
però. Non sembra che il sistema sia ancora attivo. Dobbiamo continuare a cercare. La mente è mia. È mia.
Girando quest'ultima valvola abbiamo attivato il sistema, comandante. La torre è salva. Grazie a te, comandante. Sono lieto che l'avamposto sia salvo. Apprezzo molto il tuo interessamento e i tuoi sforzi contro i Geth. Abbiamo rallentato la loro avanzata, ma torneranno. Loro tornano sempre. Aiutatemi a scoprire cosa stanno cercando i Geth e io vi salverò la pelle. Non sappiamo cosa stiano cercando. Sono venuti su Feros e ci hanno attaccati. Non sappiamo altro. La loro base è al quartier generale della Exogeni. Forse lì troverai le risposte alle tue domande. Come posso arrivarci? L'autostrada conduce direttamente al quartier generale della Exogeni. Non potete sbagliare. Anche se ci sarà un'armata di Geth pronta a sbarrarvi la strada. Siamo sempre preparati al peggio. Bene, porteremo il vostro veicolo al ponte. Poi penserò a come far tornare operativa questa colonia. Allora partiamo subito. Buona fortuna, comandante. Tu sei quello che ha respinto l'ultima ondata. Torneranno presto. E se non saranno i Geth a ucciderci? Stai facendo qualcosa per risolvere la situazione? Devo aumentare le nostre scorte di carne di... Il Varren anziano è enorme. Non posso fare nulla finché non viene ucciso. Fantastico. Organizzerò una battuta di caccia. Devo andare. Ottimo lavoro con quei Geth. Mi servono ancora le celle energetiche per questo generatore. Nelle gallerie ho trovato queste celle energetiche. Lo sapevo che... Ora devo mettere al loro posto queste celle energetiche. Così la colonia tornerà perfettamente funzionale. Non sono brava a sparare, ma farò del mio meglio. È incredibile che la colonia abbia resistito così a lungo. Poco fa l'acqua ha ricominciato a scorrere. Ora dobbiamo occuparci di... Ecco, un po' di crediti per il disturbo. Grazie. Comandante, cosa posso fare per te? Ho distrutto un trasmettitore dei Geth nelle gallerie. Ora non sarà... Grazie, più. Comandante. Ora ho un problema in meno a cui pensare. Magari potessi ricevere più spesso buone notizie come questa. Tornerò a... Buona fortuna, comandante. Andiamo alla base dei Geth. Facciamoli fuori tutti. Ehi!
troppo debole per risalire a lui, ma deve esserci qualcuno. Altri segnali, comandante. Vedete qualcosa? Liv potrebbe essere ancora lì dentro. Sono passati solo pochi giorni. Lisbeth, è mia figlia. Aspetterò che mi sono. Di veicolo. Non sono che... Sembra che ci abbiano visti. Devono essere qui vicino. Non fate un altro passo. Rilassati, Jong. Non sono... Stai indietro, Juliana. Chi sei? Cosa vuoi? Comandante Shepard, sono qui per risolvere... Visto, Jong? Ti preoccupi per niente. E tu ti fidi troppo della gente. Sono solo felice di vedere un volto amico. Pensavo che fossimo gli ultimi umani rimasti su questo pianeta. Faidan e alcuni coloni di Zusop sono ancora vivi. Ci avevi detto che erano tutti morti. Ho detto che probabilmente erano tutti morti. Non sono morti, ma i Geth li hanno colpiti duramente. Non ne dubito. Quei dannati sintetici sono implacabili. La loro base è qui, nelle vicinanze? Sì, non lontano da qui. Hanno occupato il quartier generale della Exogeni. Basta proseguire lungo l'autostrada. Quell'edificio è proprietà privata, soldato. Limitatevi a eliminare i Geth. I vostri segreti aziendali non mi interessano. Comandante, aspetta! Mia figlia Lisbeth... Non hanno tempo per queste cose. Potremmo fare una stima precisa della... Stai parlando di mia figlia! Restate nascosti qui finché non scoprirò cosa stanno cercando i Geth. Certo. E ricorda... Se vedi mia figlia. La frontiera è molto più pericolosa di quanto si immagini. Sì, no, ma forse dovrei chiedere il loro aiuto. Non hanno certo bisogno di un invito, credi? Vogliono qualcosa dai sistemi del terzo genere. Altrimenti perché si prenderebbero tanto di sconto?
Siamo a un punto di non ritorno, comandante. Dannazione! Mi dispiace. Pensavo che fosse qualche gadget o uno di quei bar. Ora sei al sicuro. Si può sapere cosa ci fai in questo posto? È colpa mia. Gli altri sono scappati tutti, mentre io sono rimasta indietro per fare una copia dei dati. Poi la nave dei Getty è atterrata sul palazzo, facendo saltare la corrente. Ero in trappola. Ho cercato di fuggire, ma l'uscita era bloccata. Ti porteremo via da qui, ma prima dobbiamo scoprire cosa vogliono i Getty. Il problema non sono i Getty, ma quel loro campo energetico. Vogliono che nessuno acceda ai... Sono venuto fin qui per i Getty. Devo assolutamente scoprire cosa stanno cercando. Non ne sono sicura, ma credo siano qui per il Taurian. Cos'è un Taurian? È una forma di vita autoctona. La Exogeni la stava studiando. Cos'altro puoi dirmi? Sai dove si trova questo Taurian? Io forse potrei, ma prima quei Getty devono essere eliminati. Dobbiamo uscire da qui, oltrepassando quel campo d'energia. Sai come potremmo disattivarlo? No, non esattamente. Ma credo che la nave dei Getty lo stia alimentando. Ho visto che i Getty hanno installato dei condotti energetici un po' ovunque. Potresti seguire quei cavi, ma ci sono Getty ovunque. Bene, me ne occuperò io. Lo so, me l'hai già detto. Ecco, prendi la mia tessera ID. Con questa... Buona fortuna con quel campo d'energia. Stupida macchina! Accedi ai file criptati! No, non voglio revisionare il protocollo! Impossibile soddisfare la richiesta. Contattare il proprio supervisore. Maledizione! Dimmelo e basta, altrimenti ti spacco quel brutto muso olografico! Prego contattare il proprio supervisore e richiedere un'autorizzazione di... Stupida macchina! Se non c'è altro, la prego di farsi da parte. Dietro di lei si sta formando una... Bene. Proprio. La Exogeni ricorda a tutti i suoi dipendenti che l'utilizzo di armi da fuoco all'interno dei locali aziendali è severamente vietato. Bentornata, assistente ricercatore Elizabeth Bainham. Cosa posso fare per lei? Come fai a dire che sono Elizabeth? La sua tessera ID conferma che lei è Elizabeth Bainham. Come posso esserle utile, dottoressa Bainham? Che tipo di informazioni voleva l'ultimo utente? Recupero dati in corso. L'ultimo utente voleva accedere ai dati sullo studio del soggetto specie 37, Taurian. Dimmi tutto quello che hai detto al Krogan. Non sono stato in grado di fornire dati significativi all'utente precedente.
oltre al fatto che è stato impossibile accedere alla struttura di ricerca, tutti i sensori che tengono sotto osservazione Zusop sono inattivi da molti cicli. E Zusop cosa c'entra con il Torian? La specie 37 si trova nelle fondamenta dell'avamposto Zusop. Dimmi tutto quello che sai sul Torian. Il Torian è una forma di vita vegetale che mostra un comportamento del tutto singolare, assimilabile a quello degli esseri senzienti. Può infettare e controllare altri organismi viventi, umani inclusi, tramite la diffusione e l'eventuale inalazione di spore. I soggetti di Zusop hanno fornito risultati molto interessanti. Prima del guasto ai sensori, quasi l'85% dei soggetti era stato contagiato. La Exogeni sapeva che i suoi coloni erano stati infettati. Stai dicendo questo? Tale esperimento era necessario per accertare il vero potenziale della specie 37. Ecco perché si comportavano in quel modo. Dovresti contattare Joker. Joker, rispondi, Joker! Accidenti, quel campo blocca le comunicazioni. Dobbiamo disattivare quel campo d'energia e tornare subito all'avamposto. Ivy, cosa mi sai dire sulla nave dei Geth e il campo che sta alimentando? Ho informazioni molto limitate sui Geth e le loro azioni. Sono riusciti a disattivare tutti i sensori all'interno della struttura. Ho rilevato delle insolite fluttuazioni d'energia, ma non riesco a rintracciarne la fonte. Dobbiamo trovare quella nave. Andiamo. Attivazione modalità standby. Proviene dalla nave. Come facciamo a interromperla? Potremmo spostare la nave. Forse uno degli altri artigli ha un punto debole che potremmo sfruttare. Questo posto sembra quasi pacifico. Possibile che Geth abbiano usato questa stanza come una sorta di tempio religioso? Ehi, se vogliono raggiungere il creatore, sarò ben lieta di accelerare il loro viaggio. Questo posto sembra quasi... Possibile che Geth abbiano usato questa stanza come una sorta di tempio religioso? Ehi, se vogliono raggiungere il creatore, sarò ben lieta di accelerare il loro viaggio. Questo posto sembra quasi pacifico. Possibile che Geth abbiano usato questa stanza come una sorta di tempio religioso? Ehi, se vogliono raggiungere il creatore, sarò ben lieta di accelerare il loro viaggio.
Esattamente come prima. Non abbiamo i mezzi per strapparlo via. Continuiamo a cercare. Di contenimento. Potrebbe rivelarsi utile. Se riusciamo a rimuovere anche un solo elemento, la nave cadrà di sopra. Thank you.
Magnifico. Ora le porte si saranno aperte. Occupiamoci del Torian. Accidenti. Avrei voluto vedere la faccia del loro pilota quando quell'affare si è rovesciato. Non abbassiamo la guardia. Nella base potrebbero esserci altri Get. Rispondete, squadra d'esplorazione. Qui in Normandy. Joker, sei tu? Cosa sta succedendo laggiù? Comandante, la nave è in assetto difensivo. I coloni sono... Sta succedendo qualcosa di strano. Sono diventati un po' aggressivi. Non possono provocare danni rilevanti. Stiamo tornando. Mantieni la posizione. Agli ordini, comandante. Questo posto brulicherà di Get da un momento all'altro. Riusciremo a cavarcela solo restando uniti. Eccoti. Dovremmo andarcene da qui. Questo posto non mi sembra molto sicuro. Mi servono delle risposte. Secondo me sai molto di più sul Torian. Io avevo paura. Volevo fermare gli esperimenti, ma mi avevano minacciata, dicendomi che sarei stata la prossima. Quando i Get hanno attaccato, sono rimasta qui per inviare un messaggio all'ufficio coloniale. Volevo dirgli dove trovare il Torian, ma la corrente è saltata poco prima che inviassi il messaggio. Io... Tutto questo non doveva succedere. Hai fatto il possibile. Sono disposto ad aiutarli, ma solo se mi dici dove trovare il Torian. Il Torian è proprio sotto Zuzop, ma l'ingresso è bloccato. I coloni lo hanno coperto con il mercantile poco prima che i Get attaccassero. Ma perché i Get stanno cercando il Torian? Per Saren è davvero così importante? Beh, ha delle capacità telepatiche non indifferenti. La Exogeni lo studiava proprio per questo. Normandy a squadra d'esplorazione, mi ricevete? Che cosa c'è? Ho intercettato numerose comunicazioni dei Get. Pare che siano diretti verso di te. Grazie per la dritta, Joker. Avete sentito? Andiamo. Vengo con voi. Potrei esservi d'aiuto. E devo pagare per i miei errori, oltretutto. Allontanati da quella radio. Ma cosa è successo? Che
Giuliana Baina, della colonia di Ferus. Qualcuno ci aiuti! È mia madre! Fermati! Ferma il veicolo! Non puoi farlo, John! State zitti, lasciatemi pensare! Che succede? La pagherai cara! Portatela via! Ora! Levale le mani di dosso, bastardo! Lisbeth! Dannazione! Uscite allo scoperto! Tutti! Shepard, accidenti. Suppongo fosse troppo sperare che Gett ti uccidessero. Ho trovato molte informazioni interessanti su di te, nel database della Exogeni. So cosa hai fatto durante l'assalto, ma qui il tuo eroismo non è necessario. Possiamo parlarne. Non voglio che si faccia male nessuno. Non capisci. Non è così semplice. Le comunicazioni sono state ripristinate. La Exogeni vuole che questo posto sia cancellato. Questa è una colonia di esseri umani, Jong. Non siamo burattini nelle vostre mani. Il problema non siete solo voi. Ferus c'è qualcosa di ben più prezioso di un mucchio di coloni. Vuole parlargli lei del Thorian o devo farlo io? Il cosa? È una forma di vita telepatica che vive sotto Zuzup. Tiene sotto controllo i coloni dell'avamposto. La Exogeni l'ha sempre saputo. La pagherai cara, Jong. Puoi pensarla come vuoi. Tanto nessuno farà caso a qualche colono scomparso. Le impedirò di tormentare ancora questa gente. Butti quell'arma o si prepari a usarla. Se vuoi metterla così, fatevi sotto! Come se non avessimo già abbastanza problemi. Ora ci spariamo anche... È colpa mia. Sapevo cosa stesse succedendo. Non ricominciare. Hai fatto un... E adesso, comandante? Mi occuperò del Thorian e poi penserò a mettervi in salvo. I coloni non vi lasceranno avvicinare al Thorian. Sono sotto il suo controllo. Si sacrificheranno per lui. E cos'altro potrei fare? Ci deve pure essere un altro modo. Penso che ci sia. Potresti usare un agente nervino per mettere i coloni fuori combattimento. Come una granata a gas. Buona idea. Farò quello che posso. Benissimo. Grazie infinite. Resteremo qui finché non avrai la situazione... Loro non avrebbero alcun problema a sopravvivere là fuori. Sì, non avrebbero alcun problema.
E quello cosa diavolo è? Non so cosa faccia la pianta alle sue vittime, ma quello non è umano. Non colpite i coloni, neanche se il Thorian gli ordina di spararci addosso. Come vuoi, comandante. Entriamo in... Ho cercato di resistere, ma ti entra nella testa un dolore che non immagini. Dovevo essere il loro capo. Questa gente si fidava di me. Vuole che ti fermi, ma non lo farò. Non lo farò!